Se, no, no. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti questa sera al convegno che la Fondazione CRT e l'Istituto Bruno Leoni dedica al tema privatizzare le reti per liberalizzare i servizi pubblici locali. È prevista nella serata la relazione introduttiva di Angelo Miglietta, che in questo caso ha una doppia carica di nostro segretario generale e di docente presso l'Università di Torino, di Federico Testa dell'Università di Verona e deputato del PD. Seguiranno gli interventi di Franco De Benedetti, editorialista come tutti sanno, di Carlo Crea, segretario generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, di Salvatore Rebecchini, componente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Coordina per l'Istituto Bruno Leoni Carlo Stagnaro. Prima di dare la parola alle relazioni introduttive, il presidente di Fondazione CRT, Andrea Comba, vi porterà un breve indirizzo di saluto. Grazie a tutti. Sono particolarmente lieto di portare il saluto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino a questo convegno sul tema privatizzare le reti per liberalizzare i servizi pubblici locali, con punto interrogativo, ed in particolare mi vorrei ricordare qui in questa sede Bruno Leoni, il quale fu un grande animatore della Biblioteca della Libertà, che per tanti anni fu un po' un faro rispetto ad altre posizioni di dire. Ma soprattutto quello che mi interessa ricordare è che ho un ricordo abbastanza nitido di Bruno Leoni, perché Bruno Leoni negli anni 50 fu un socio di mio padre come titolare dello studio di Cattaneo di Torino. Cattaneo era un vecchio senatore di Torino, il quale fu l'ultimo sindaco di Torino prima del fascismo, no? Ebbene, i due giovani di studio erano uno mio padre e l'altro Bruno Leoni. Quindi con questo ricordo vi auguro a tutti buon lavoro. Grazie.